Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale, eccoci con Formula 1 2013, la nostra modalità scenario classica. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, quindi Termina la gara finale al dobbiamo primo posto. andare. No, dobbiamo andare qui. Sì, Attacca l'ultima e era questa qui con la porta a casa Ferrari un in podio. rimontone. Allora, qui cosa ci ha detto? Porta a casa un podio, perfetto. Speravi in un inizio di gara migliore, ma a causa della pioggia, ahia, battente, sei andato in testa a coda e ora ti ritrovi in ottava posizione. Ora le condizioni meteo stanno causando problemi anche agli altri piloti. È arrivato il momento di recuperare un po' di posizioni prima della gara. Ti eri dato l'obiettivo di salire sul podio. Spingi al massimo per raggiungere il tuo obiettivo. Ok, quindi dobbiamo salire sul podio con una Ferrari del 99, presumibilmente. E vabbè, andiamo. Vai, era oro, sì, giusto, ok. Ecco, adesso sotto la pioggia credo che potremo avere un bel po' di problemi, anche perché abbiamo il controllo trazione su medio, quindi potremmo avere qualche problema poi con le cambiate così, ma niente, niente, noi siamo sportivoggianti, quindi chi se ne frega, chi se ne frega. Sempre a Erez, quella che abbiamo visto nello scorso e anche nel precedente video, sempre a bordo di Ferrari, che come dicevo, un po' mi dispiace che non siano sfruttate le piste come Imola e Estoril, presenti la modalità classica, la versione classica del Questa è gioco. diventata una gara Aia, davvero aia. emozionante. La pioggia cade senza sosta e i piloti sembrano in difficoltà. A parte quello alla guida della Ferrari del 1999, che sta approfittando della situazione per risalire la classifica. Sì. La gara è ancora aperta. Ok, ci proviamo. Quanto manca alla fine? 4 giri. Se mi lascia anche così in curva, vabbè. Queste condizioni, approfittane e attacca. Puntiamo al podio oggi. Sì. Io punterei. Posso sopravvivere. Questa Ferrari aveva un motore V10 impressionante, il sound, anche se a me piace più un sound cupo, però questo sicuramente è uno di quelli più impressionanti, cioè ti dà proprio l'idea di un'auto che sta spingendo. Certo, adesso non si sente una ceppa perché piano piano. Come detto, l'audio delle altre auto è un po' troppo alto. Dai, Berger. Non fare da tappo. Ok, adesso sono molto distanti, maledizione. Quindi giri veloci a bomba. Non dobbiamo sbagliare niente. Ultime parole famose, scusate. Quest'auto ha rischiato di vincere il mondiale piloti con Eddie Ancora 3 giri alla Irvine. fine. Che in quella merda stagione Schumacher si era rotto la gamba a Silverstone. Quindi era deggente, non c'era, e a Irvine ha messo del suo, come detto, aveva quasi agguantato il mondiale piloti, invece nada. Guarda, guarda. La vettura davanti ha un distacco di 4 secondi. Non è facile questo, eh. Sono rimasto un po' troppo tempo dietro a Berger, e poi facciamo anche ste cagate. Vabbè, allora,
L'obiettivo è sempre prendere la medaglia d'oro. Quando non ci riusciamo lo rifacciamo. Tanto i video in linea generale sono abbastanza brevi, quindi. Il vantaggio sulla vettura dietro di te è di 4 secondi. Ripeto, mi interessa il vantaggio su quella dietro, io punto quella davanti. Vabbè, sicuramente è migliorabile la prestazione. Restano due giri alla conclusione della gara. Questi due spero di riuscirli ad agguantare. Sarà semplice, ma due giri. Dobbiamo volare. Sbagliato. Ci dobbiamo anche fare giustamente un po' la mano con l'auto e sul bagnato, perché buttandoci direttamente in pista le prime fasi sono sempre difficili. Alla cieca, alla cieca. Ok, c'è Schumi. Ok, la medaglia d'oro la agguantiamo se lo superiamo. Siamo appena fuori dal podio che vogliamo. Forza, puoi farcela. Quindi ultimo giro da panico. Se guidiamo rifacendola in linea generale, poi è possibile anche. Guarda. Riagguantare il secondo posto. Ma no, cazzo! Gli ho dato una spinta, è stato una staccata da paura, aspetta. Allora qua. Ho preso un po'. Perfetto. Quando si riprende da un flashback si perde sempre. Maledizione. Dai, dai. Mo ti devi togliere dalle palle però, eh. Che manovra perfetta. Dobbiamo fare qualcosa di più sportiveggiante, non è stata colpa mia. Schumi. Faccia da tappa. Eh certo, se no che stiamo a fare? Rischi inutili. No, don't worry, fratello, il rischio. Se non rischi, non vinci. Primo non so se sia. Sono un po' difficile in generale, anche rifacendola. Però si può riprovare, poi me la riproverò. Vabbè, anche questa non è male. Quando si tratta di rimonta mi piace. Anche se, come detto, ci vuole un po' di pratica per abituarsi all'auto. Poi su una pista bagnata, in un'auto così prestante, con gli aiuti alla trazione disattivati, cioè disattivati sul medio. Il meteo ha messo in grossa difficoltà i piloti oggi. Ma è stata la Ferrari del 1999 a rischiare il tutto per tutto. Sempre e comunque. Al massimo fino a conquistare il podio. Sempre. Una prestazione incredibile. E comunque. Ok, perfetto ragazzi. Allora io a questo punto vi saluterei. Ci vediamo con il prossimo appuntamento. Io me li sto facendo, diciamo, tutti di seguito questi qui, perché come detto è troppo figo, troppo figo. Poi ve li proporrò pian piano, uno alla volta. E come detto sempre, uno alla volta. Prima è arrivata la Williams del non si vede. Credo sia quella del
Non so se è del 96 o 99. Vabbè, lo so, potevamo forse puntare anche al primo posto, poi ci riproverò. Vabbè, vediamo un attimo, diamo un'occhiata a quale sarà la prossima sfida. E questa volta mi sa che le ultime due erano a Brands Hatch di pista, quindi vediamo con che auto ce le farà fare, giusto per dare un'occhiata a quello che ci aspetta nel prossimo video. Come sempre, ragazzi, vi ringrazio tutti. Mettete, se volete, sempre un bel mi piace, un Resiste all'attacco commento. delle Allora, vetture P. ridagliela. Arriva davanti a tutte le vetture della Ferrari. Ok, questa siamo con la Williams. Vabbè, come detto, ringrazio sempre per la visione di questi video, per i commenti, per i mi piace, seguite anche la pagina Facebook. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento e un saluto a tutti da Quel Tareale.